Sanji è il vice capitano, dovete mettervelo in testa. E da quando sto dicendo questa cosa anche su TikTok, mi sto ritrovando dei dementi cialtroneschi commenti come questo qui che state vedendo. Zoro è l'unico col carattere giusto per essere vice. Vi devo ricordare il discorso fatto a Water 7? E allora ricordiamo un po' come sono andati i fatti, tutti insieme. A Water 7, Usopp e Ruffy litigano per il destino della Merry, fino ad arrivare a uno scontro molto molto doloroso, da cui nascono tante diverse posizioni all'interno della ciurma. Dite che Zoro è il vice capitano, giusto? Perfetto. Allora guardate questa vignetta, dove lui, non riuscendo a convincere i fatti, dei fatti, la ciurma, non ha carisma, nessuno lo rispetta. L'unica cosa che può fare è dire: ok, se adesso Ruffy fa così, io me ne vado. Quindi, per cacciare via Usopp, è disposto a minacciare la ciurma di andarsene come i bambini. Ma in realtà io tendo a pensare che questa sia l'omosessualità latente di Zoro. Zoro è molto legato al suo capitano, è l'unico che davvero ammira, è l'unico a cui lui tenga, tant'è vero che nel corso della storia Zoro si preoccupa solo e soltanto del suo capitano e mai della ciurma, quella penserà sempre Sanji, a tenerla unita, a salvarla, a difenderla. E qui in questa vignetta vediamo che dopo che lui non voleva Nami in ciurma, non voleva Robin in ciurma, litiga sempre con Sanji, non voleva un sacco di personaggi in ciurma, questa per lui è l'occasione buona per far valere la sua omosessualità latente, allontanare una persona molto vicina al capitano dal capitano e quindi fa come i bambini. Ma c'è qualcun altro che si comporta in modo molto diverso ed è questo che non vi ricordate a furia di sfogliare le scanne o di sfogliare l'anime. Come vi dicevo, c'è qualcuno che cerca di prevenire e quello è proprio Sanji, che quando sta iniziando il litigio fa: calmatevi, basta urlare. E a un certo punto Sanji, per evitare che Ruffy dica una parola in più, dà un calcio a Ruffy. Ruffy, che cazzo stai dicendo? Calmati e tieni a freno quella cazzo di lingua. Ruffy si scusa. Ruffy si scusa con il vice capitano. Tant'è vero che in tutto il manga, e se volete vi farò un video su questo, posso dimostrarvi che l'unica persona che Ruffy ascolta di tutti i compagni, di tutte le persone che incontra, è solo e soltanto Sanji. Purtroppo, scusate se non posso andare avanti con i video per rispondere a queste cialtronate e oggi risponderò anche ad un'altra ancora, quindi tenetevi aggiornati e seguitemi. Lunedì sarò in live alle 21, alle 21:15 per commentare l'ultimo capitolo di One Piece.